posto per appendere quadri e pergamene a casa mia, quindi mi butterà fuori presto. No, dai. Però. Io l'ho incontrato subito dopo, che circa un mese dopo, ci siamo incontrati a Catania, ti Sì. ricordi, no? Ci siamo incontrati a Catania, abbiamo parlato appunto di questa trasmissione e di tutto il resto. Però aspetta, prima di continuare, io vorrei fermarmi solamente un attimo. Vorrei fermarmi perché abbiamo parlato delle ciminiere. Come vedete, Gaetano, il maestro Spartà, ha davanti una tastiera, l'ha comprata proprio per suonare in giro. Allora noi che facciamo? Non ce lo ascoltiamo? E ce lo ascoltiamo con il primo pezzo che è andato lì alle ciminiere. È un pianista, Allevi, lui interpreta, io devo dire, non me ne vorranno a male, però ho sentito, credo che lo interpreta con una verve un po' diversa, a me piace un po' più come lo fa Gaetano, forse sarà pure campanilismo randazzese. E noi andiamo ad ascoltare appunto il maestro Spartà, le immagini sono quelle che sono state curate da Giuseppe Scirto, mentre le fotografie che vedrete apparire man mano che Gaetano suonerà sono quelle di Danilo Cullurà. E poi ci saranno altre sorprese. Partiamo subito con questo pezzo. Thank you.
credo che l'applauso era d'obbligo qua, ma siamo solamente in quattro nello studio televisivo. Sarebbe un applauso silenzito, però quante emozioni. Io vorrei fare una cosa. Mi presti un attimo questo? Sì. Posso? Vai. No, lo vorrei far vedere, no? Perché sto per fare una cosa. Dai, inquadra Peppe. Cioè, lo faccio partire da qua, no? Non finisce mai. La partitura del pezzo che ha eseguito il maestro Gaetano Spartà. La telecamera si è ripensata su Marcello e quindi, prima di ritornare a parlare con Gaetano, musica eseguita da un randazzese, immagini realizzate da un randazzese, tenendo colorato, montaggio realizzato da un randazzese, Giuseppe Scirto, una professionalità, l'abbiamo visto, sicuramente non indifferente. Parliamo un attimo però di quello che è stato il messaggio pure visivo, per esempio in questo pezzo. A Catania è uscito fuori il nostro paese, è stato pubblicizzato non solo il nostro paese ma anche la Sicilia, ma c'erano molti scatti che riguardavano il nostro paese. Non solo il nostro paese. Io, mentre scorrevano le immagini che avevo già visto a Catania, ho rivisto il mio territorio, quindi la Sciara, ho rivisto i miei campanili, ho rivisto la mia terra. Questo tipo di messaggio visivo, che può sembrare a volte scontato per chi abita e ha la fortuna di abitare in questo lembo di terra fantastico, viene impreziosito dalle note e sicuramente quella sera alle ciminiere e nel cartellone delle ciminiere si è parlato anche randazzese. Poco fa tu, Beppe, hai detto quella cosa sul campanilismo e io penso che sia fondamentale, cioè bisogna essere a volte anche campanilisti. Ti interrompo solamente un attimo, Marcello, sì, perché bisogna essere realmente attaccati alla propria terra, innamorati del proprio paese, innamorati del... Ma tu come vivi questo amore verso questa città? Io sono innamoratissimo di Randazzo, senso di appartenenza verso questa città splendida, verso il territorio stupendo e per la città di Randazzo, e quindi mentre scorrevano le immagini rivivo appunto quelli che sono i miei luoghi. Lo esplico molto nella scrittura, perché quando scrivo molto spesso infarcisco i miei scritti di terminologia in lingua proprio siciliana, spesso randazzese, un termine che mi fa impazzire proprio in sciara, che appartiene proprio alla mia terra. È importante però questi valori sottolinearli ognuno nei settori dove appunto siamo chiamati ad operare. Quindi io nel giornalismo cerco sempre di fare trasparire questo messaggio per Randazzo, per questo territorio. E poco fa ti riferivo appunto al campanilismo, io sì, sono molto campanilista, nel senso che poter portare degli artisti randazzesi in una kermesse di livello provinciale e regionale mi ha fatto molto piacere. Questo è solo, diciamo, un gradino di partenza, uno scalone di partenza. Bisogna insistere su questo versante perché gli episodi che parlano e raccontano di Randazzo siano sempre più frequenti e sempre più consistenti. 1979, ti dice qualcosa? Beh, l'anno della mia nascita. L'anno della tua nascita. Com'è stato invece per te vivere a Randazzo e costruire quello che hai costruito in questo paese? Beh, ti dicevo prima le difficoltà dello studiare a Randazzo. Io ho cominciato a Randazzo a studiare con Antonio Ragazzi.